Sul neutro di Prato alla Peligna va di scena l'atto conclusivo dei play-off nel girone B di seconda categoria. In palio l'ultimo posto utile per seguire il già promosso San Gregorio e disputare quindi la prossima stagione in prima categoria. In campo si contendono l'ambito traguardo, il Castelvecchio Subequo e la novità rappresentata dal team 604, nato dalla fusione tra due piccoli centri del cratere aquilano, guidata dalla presidentessa Francesca D'Andrea, che in ricordo del terribile terremoto che ha distrutto il proprio paese, ha voluto chiamare la squadra con la data del tragico evento. Per la compagine di mister Pierluigi Di Norcia è necessario raccogliere il successo pieno a causa della peggior classifica rispetto ai rivali al termine della stagione regolare. Ed è proprio il tecnico giocatore della squadra Blue Royal a tentare l'acuto dopo quattro primi dall'avvio con un tiro da fermo che costringe Torre a respingere con i pugni. Il Castelvecchio Subequo si lamenta al quindicesimo per un presunto fallo in aria subito da Orsini, ma non sanzionato dal signor Nappi di Pescara. Poco dopo il team 604 si propone con Carosi, poco determinato al momento della battuta a rete. I rossoblù sembrano scesi in campo senza la giusta carica agonistica, consegnando il pallino del gioco agli avversari, ancora pericolosi al minuto 17, con il solito Carosi, che stavolta viene fermato dal provvidenziale intervento di un difensore avversario a ridosso della linea di porta. Al ventesimo ci riprova mister Di Corcia, che aggancia sotto misura, ma tira debolmente all'indirizzo dell'attento Torre. Passano una manciata di secondi e il team 604 va nuovamente alla conclusione con Fioravanti. Torre abbranca la sfera in tuffo. La pressione dei Blue Royal trova il giusto sfogo al minuto 24 grazie a D'Innocenzo, che gonfia il sacco direttamente dalla bandierina, giustificata l'euforia dei suoi compagni di squadra che festeggiano il proprio compagno per una segnatura abbastanza inusuale ma decisiva ai fini delle sorti della contesa. Il Castelvecchio, in evidente giornata no, riesce a replicare soltanto a ridosso della mezz'ora con il tiro telefonato di Pallozzi, che non risulta in alcun modo pericoloso per il quasi inoperoso Scimia. Il copione del secondo atto della contesa non si discosta molto da quanto visto in campo prima del riposo, con i rossoblù che abbozzano qualche timido tentativo, come nel caso di Grasso, che all'ottavo impegna severamente Scimia da posizione defilata, ma che poi non danno seguito a nuove iniziative, a tutto vantaggio degli avversari, che cercano invece di chiudere i conti per non correre rischi. Alla mezz'ora Fioravanti spara le stelle da buona posizione. A ridosso del novantesimo D'Innocenzo si libera al tiro dal limite, ma non ha la necessaria freddezza per cercare lo specchio della porta. Poco dopo è il neo entrato D'Avenia che impegna Torre dal limite d'area. In pieno recupero Scimia preserva il risultato annullando le velleità realizzative di Di Camillo e dando il là ai festeggiamenti di fine gara da parte dei suoi. Sovvertendo i pronostici della vigilia, il team 604 si aggiudica questa finale dei playoff contro il Castelvecchio Subequo e approda per la prima volta nella sua storia nel campionato di prima categoria. Una società giovanissima, una presidentessa giovanissima che tra l'altro riveste anche un duplice ruolo, quello di primo cittadino di San Pio delle Camere. Ci vuole raccontare brevemente la storia di questa società, che si ispira per il suo nome a un tragico evento, però dai tragici eventi può rinascere una speranza. Allora, il team 604 nasce dalla fusione tra San Pio delle Camere e San Demetrio Nevestini, perché quest'anno purtroppo il terremoto non ci permetteva di giocare perché non avevamo disponibilità di campi di calcio. Abbiamo deciso di fondere le due società con il titolo della Vestina, che appunto è San Demetrio Nevestini, e abbiamo formato il team 604, poi convertito in team 604 dalla FIGC perché non è possibile mettere date nel nome di una squadra. Oggi, dopo questa bella vittoria, non so che dire, sono davvero contenta, non ci aspettavamo tanto, è arrivato tutto, perché solo la promozione è il tutto, e speriamo bene nella stagione 2010-2011. Una società di calcio maschile, però a livello dirigenziale è prettamente femminile, come mai questa novità? Io sono 7 anni che faccio il presidente di una squadra di calcio, prima era San Pio delle Camere, l'anno scorso era la polisportiva Vestina Prologo San Demetrio e quest'anno il team 604. E la passione forte per il calcio, anche una donna può avere questa grande passione. Visto il suo ruolo istituzionale non credo ci siano problemi l'anno prossimo a livello di impiantistica sportiva. L'impiantistica proveremo a ripristinarla, ma comunque in questo momento non è facile reperire fondi. I fondi, sì, è importantissimo il calcio, ma capiamo che insomma ho un paese, in particolare la mia frazione che è Castelnuovo di San Pio delle Camere, che ha la Mercalli più alta di tutto il cratere, distrutta, rasa al suolo, quindi sì, se arriveranno i finanziamenti per lo sport saranno destinati al campo di calcio, ma sicuramente è più importante che qualcuno possa rientrare dentro casa sua. Ah!
Mister Di Marcantonio, c'è delusione da parte vostra per questo sogno prima categoria sfumato nella finalissima? Diciamo che la delusione è più non da parte mia, il rammarico dei sacrifici che i ragazzi hanno fatto, e purtroppo c'è stato un episodio all'inizio della partita che ha condizionato un po' il risultato, però questo non significa che se dopo 5 minuti ci dava il rigore lo dovevamo trasformare. E poi non è detto che la partita finiva là, visto che era al quinto minuto del primo tempo, però ho detto anche dal portiere loro il rigore era netto, perché il difensore ha preso nettamente il compagno, il giocatore mio di Orsini, il mediano, e ciccando proprio la palla in tutte le maniere, insomma, per cui ci sentiamo un po' defraudati. Io non ho visto mai le vostre gare a parte questa, però oggi non mi è sembrata una formazione pimpante, quasi mai è impensierito la retroguardia avversaria. Se pimpante si pensa che è una partita di queste, dopo una squadra scende in campo che mentalmente ha anche il secondo risultato, anche il pareggio, visto che siamo meglio classificati nel campionato, e certamente c'è stato un po' di nervosismo, visto che c'è qualche ragazzo di troppo, oggi mancava qualche elemento di esperienza per problemi vari, e questo forse ha fatto sì che questa partita non fosse pimpante. Però devo dire che, a parte il fatto che ci siamo un po' sbilanciati per cercare di recuperare, loro hanno avuto un paio di occasioni, però devo dire anche che abbiamo avuto, oltre all'episodio del rigore, un paio di parate del portiere loro, dove si è presentato al 90esimo a tu per tu il centravanti di Camillo. Lì potevamo fare l'uno pari e andare supplementari. L'anno prossimo? L'anno prossimo dipende dalla società. Rimane un grosso campionato per una Cenerentola che è salita quest'anno dalla terza, rimane un grosso campionato, e devo dire grazie non solo alla società, a tutti i miei ragazzi, che spero magari arriveranno notizie dalla Lega in eventuale ripescaggio, visto che si dice in giro che dovrebbero fare un girone in più, e speriamo almeno di recuperare questo sforzo, questo sacrificio in questa maniera. Gigi Di Norcia è il tecnico nonché calciatore della formazione neopromossa in prima categoria, questo team 604 che alla vigilia non era accreditata come favorita. È vero, perché ci siamo organizzati, diciamo, siamo partiti malissimo e al giorno di andata avevamo solamente 19 punti. Poi piano piano abbiamo preso fiducia, a dicembre sono venuti tre elementi importanti, quali Mauro Scima, e tutti sappiamo che importa, insomma, è uno dei migliori di questa categoria, se non di altre. Poi abbiamo messo due fuori quota, abbiamo messo un po' di fiducia, quindi stava facendo, insomma, siamo compattati e i risultati alla fine sono venuti. Una squadra che ha bisogno di qualche ritocco per figurare degnamente anche in prima? Sicuramente, perché è una squadra costituita, si stava facendo, quindi ha delle pecche, soprattutto nei reparti importanti, a centrocampo, in avanti, qualche esterno, quindi sicuramente ci dobbiamo mettere a tavolino, insomma, e programmare velocemente quello che sarà la prossima stagione.